Riconosci le persone intorno a te per il meglio che hai visto in loro. Riconoscendo il meglio invece del peggio, accenderai, nutrirai e riceverai il meglio da tutti. Qualsiasi cosa a cui presti attenzione crescerà naturalmente, almeno per te. In tutti gli esseri umani che incontri c'è un lato buono, c'è un lato cattivo. Se fai attenzione al lato cattivo, la tua mente sarà occupata con la cattiveria. La cattiveria di qualcun altro diventerà tua, e per questo motivo ne riceverai sempre di più da tutto quello che ti circonda. Se fai attenzione al meglio, sebbene in alcune persone potrebbe essere minuscolo, se fai attenzione al meglio, crescerà, almeno nella tua mente, nella tua esperienza crescerà. C'è una buona probabilità che crescerà anche in loro. Quando vivi in questo mondo, quando sei attivo, così tante persone ti diranno e ti faranno una moltitudine di cose cattive. Ma se fai attenzione a quello, ti fermerai a metà strada. Se fai attenzione a ciò che potrebbe esistere, persino in quelle persone che sputano continuamente veleno, una cosa è che la tua mente non diventerà mai cattiva. Un'altra cosa è che c'è sempre una possibilità che anche loro cambino. Ho condotto programmi nelle carceri, sia in India che negli Stati Uniti. Ho incontrato alcuni criminali o detenuti che hanno fatto cose terribili nella loro vita, ma molti di loro hanno trasformato loro stessi grazie a semplici forme di yoga. Soprattutto quando erano con me, erano persone assolutamente meravigliose. Questo è quello che puoi fare. Hai sentito di Angulimala che è diventato un saggio? Hai sentito di Valmiki che è diventato un grande saggio? Come queste ci sono molte storie, solo alcune sono diventate famose. Ci sono molti altri che hanno trasformato la loro cattiveria in una natura meravigliosa, semplicemente perché qualcuno ha fatto attenzione alla loro natura meravigliosa. Quindi, per favore, chiunque tu incontri, qualunque sia il meglio che vedi in loro, non devi immaginare qualcosa. Qualunque sia il meglio che vedi in loro, fai attenzione a quello. Consideralo uno standard da cui quelle persone possono elevarsi, piuttosto che mantenere la loro cattiveria nella tua mente e permettere loro di scendere al loro peggio. Questa è una possibilità che hai l'opportunità di esercitare in ogni momento della tua vita. Facciamolo accadere.